Radio Radicale, vogliamo parlare di una polemica politica del 1976, relativa all'invio della squadra di tennis in Cile per disputare la finale di Coppa Davis di quell'anno. Come sapete, nel 1973 ci fu un colpo di Stato in Cile che rese difficili i rapporti tra i paesi europei e tutte le democrazie nei confronti del nuovo regime fascista cileno. E ci fu un dibattito se mandare quella squadra che doveva disputare la finale di Coppa Davis in Cile, nello stadio poi dove erano stati ammassati tutti quanti i rifugiati politici. Il 6 dicembre del 1976 se ne discusse alla Camera dei Deputati. Ci fu un dibattito, interrogazioni urgenti sulla trasferta in Cile, lunedì 6 dicembre 1976. Il presidente di turno era Virginio Rognoni, che poi sarebbe diventato ministro dell'interno, che doveva succedere a Francesco Cossiga dopo il rapimento di Aldo Moro. Noi ne vogliamo parlare con Mario Tassone, perché Tassone presentò insieme all'onorevole Fracanzani, che era il primo firmatario, una delle interrogazioni su quella trasferta. Allora, onorevole Tassone, lei insieme a Fracanzani e altri esponenti della Democrazia Cristiana eravate, diciamo, contrari a quella trasferta. Perché e che cosa ricorda di quel dibattito? Lei mi riporta ad un tempo lontanissimo, ovviamente, a vecchie storie, a vecchi ricordi anche dell'attività parlamentare. Ma quando facemmo la interrogazione ancora vi era un fermento ed erano caldi i momenti nel ricordo delle vicende cilene, la brutta fine d'Allende, quindi tutti i temi, tutti i problemi che riguardavano ovviamente i diritti umani, la dittatura di Pinochet, con tutti i condizionamenti che portò, e la repressione della libertà e il vulnus dato alla dignità umana e personale. Per noi fu una reazione allora, una reazione molto chiara, anche perché c'era qualche tema che avevamo ovviamente affrontato e soprattutto digerito malamente. E quella posizione di Edoardo Frei, io ero fresco fresco perché fino al 74 ero stato vice delegato nazionale del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana, e avevamo intensi rapporti con Edoardo Frei, che era presidente della Repubblica, capo della Democrazia Cristiana cilena, e aveva assicurato e assicurava una frequenza anche di presenze qui in Italia. Edoardo Frei, come si sa, nella vicenda ovviamente Allende, il partito della Democrazia Cristiana, ecco, non gli fu solidale, ecco, ci fu una qualche distanza e soprattutto un disinteresse. Perciò noi facemmo questa interrogazione, io con qualche altro parlamentare, proprio per sottolineare la necessità che, ecco, non cadesse nel dimenticatoio, ecco, quello che era successo in Cile. C'era il problema, ecco, di questa squadra di tennis, la Coppa Davis, perciò ovviamente un momento importante per lo sport, e noi pensammo di fare un'interrogazione proprio per aprire un dibattito, anche perché poi dopo qualche anno andava scemando, come sempre avviene, ci sono i momenti caldi dove c'è un grande attenzionamento, poi quando non c'è una riproposizione di un'attualità, ovviamente l'attenzione, ecco, va sempre più a naufragare, a scemare, come dicevo poc'anzi. Noi allora ponemmo questo dibattito, questa questione, in termini molto seri al governo, per dire quali sono le proteste in fondo. C'è questa occasione, l'Italia va, il tennis va, forse sarebbe meglio che non andasse, quindi per Quindi marcare. voi non eravate a favore della trasferta, lei, Fracanzani, gli altri. Non eravamo a favore della trasferta perché volevamo marcare ovviamente e alimentare un po' un dissenso molto più forte, molto più aperto, tentando ovviamente di eliminare ogni tipo di transazione e di mediazione rispetto a quello che era stato il colpo di Stato, che non fu
non cruento, è stato un colpo di Stato cruento. Molto cruento. È molto cruento, fu molto cruento, la fine di Allende, ma poi quello che è successo. Io ricordo ovviamente degli stadi che furono trasformati in lager, furono trasformati in campi di concentramento. Tutti gli oppositori. Senta, voi eravate rimasti stupiti che il governo Andreotti non prendeva una posizione su questa vicenda? Insomma. No, per dire la verità, il presidente Andreotti, il governo Andreotti, ha preso una posizione di contestazione e così via. Però eravamo ovviamente dei giovani un po' impegnati, ma soprattutto interessati a capire sempre di più, perciò forse non lo ritrovavamo sufficiente. Quella era la prima occasione che forse potesse essere manifestarsi un dissenso, facendo andare la squadra e quindi avere una valenza a livello più forte, a livello internazionale. Coppa Davis non va alla squadra di un paese e così via. Poi c'è stata, come abbiamo visto, la risposta del ministro del turismo e dello spettacolo, che aveva anche la delega allo sport, che disse chiaramente che i due momenti, quello dello sport e della politica, dovevano essere tenuti distinti, anche se capiva le motivazioni da cui era nata l'interrogazione, cioè dell'atto del sindacato ispettivo fatto da Fracanzane e da alcuni di noi, e però certamente questo non era, non c'erano le condizioni, ma non c'erano, ovviamente disse anche che non era nella disponibilità del governo impedire, questo ovviamente su questo c'era molto da discutere, di impedire la trasferta della squadra italiana a Santiago del Cile. Si disse pure che i rapporti col Cile si mantenevano, c'era l'ambasciata del Cile, che le proteste, il ministro Antoniozzi fece tutto un elenco di tutti gli atti di proteste che fece di solidarietà verso il popolo cileno, verso l'opposizione del popolo cileno, ma come si sa, dopo 3 anni le posizioni si sfumano e si cerca la normalizzazione. Certo. Allora questo poi disse chiaramente che certamente il governo aveva un potere di orientamento verso il CONI, però questa, la tennis era una federazione e le federazioni erano autonome anche rispetto al CONI, perciò fu una serie di giustificazioni, ma non un disconoscimento della validità di questo segno di protesta nostro, di questo segnale forte che noi volevamo dare. Questo no. Senta, allora, il dibattito fu molto duro, a un certo punto poi tra l'altro ci fu l'intervento di Romualdi e Tremaglia. Allora Romualdi disse noi non consideriamo quel regime di Pinochet come un regime fascista. Volevo sapere lei come... Che vuole che le dica? Romualdi era un collega che aveva una sua storia molto, molto, molto precisa e non riuscì mai ovviamente a svestire gli abiti dell'essere stato ovviamente fascista, quindi non nostalgico, c'erano i nostalgici ma c'erano i fascisti, e lui, per lui quella storia continuava, non c'era un'interruzione. Certo, rimanemmo molto male. Di considerare Pinochet, ovviamente poi si fece il rapporto tra Pinochet e il regime comunista, il regime dell'Unione Sovietica, ma non è che noi volevamo dare ragione all'uno o ragione all'altro, le dittature sono dittature, chi violenta è violenta, distrugge l'uomo distrugge l'uomo, e chi conculca le libertà e i diritti credo che abbia responsabilità morale di fronte al pianeta. Ecco, io ritengo che questo era il dato vero. Certo ci fece molto male sia l'intervento di Mirko Tremaglia e sia l'intervento di Pino Romualdi che poi ovviamente aveva anche un piglio che ricordava anche per la somiglianza e che ricordava anche il duce del fascismo. Certo. Senta, nel corso del dibattito erano stati tirati fuori dei precedenti sportivi. Allora un parlamentare, adesso non ricordo chi... non solo quello, per esempio un parlamentare durante il dibattito ricordò che il grande Torino, quando si schiantò a Superga, era andato a fare una trasferta in Portogallo, un paese dove c'era una dittatura, sì, Salazar. Fa riferimento anche a Salazar, dice
Mi pare che si è fissa il 53 adesso. Se non... quello al Milan è successo nel 49. Credo. 49, poi 49, sì. L'Ungheria, quello dell'Ungheria, poi ne parliamo dopo, nel 53. Sì, si ricordò questa vicenda che era andata in Portogallo, dico, in Portogallo che era... un regime fascista. Era un regime un po'... era il gemello della Spagna, di Francisco Franco, Cesare Salas, che poi è durato fino ai giorni nostri, possiamo dire che anche lo stesso Franco, una lunga dittatura. Ecco, si cercò questa giustificazione. Queste non sono mai, sono importanti per il dibattito, ma non sono mai utili. Queste giustificazioni che si cercano, io vengo da una riunione, che qualcuno cerca anche dell'aggressione, ad esempio, della Russia nei confronti dell'Ucraina attraverso precedenti storici e così via. Questo giustificazionismo non va bene, non è la più assoluta. Se ci sono delle violazioni dell'uomo contro l'uomo, se c'è una repressione, io ritengo che questo bisogna denunciare. Poi vediamo chi ha torto e chi ha ragione, ma intanto salvare la centralità dell'uomo, la dignità umana, la vita. Senta, l'altro precedente che viene tirato fuori in questo dibattito è quello dell'inaugurazione dello Stadio Olimpico nel maggio del 53, quando la nazionale italiana ospita l'Ungheria, che è un altro regime. Si era detto allora un altro regime, poi si era detto anche in quel periodo, anche poi successe questo qua successivamente nelle Olimpiadi, che nella città olimpica quelli che alcuni paesi, alcuni atleti da prendere, alcuni paesi autorità dovevano essere diversificate. Sì, ci fu anche questa polemica. Allora, allora, quando ci furono le Olimpiadi a Roma, volevano fare una cittadella olimpica democratica. Democratica e gli altri, gli altri antidemocratici, oppure i paesi guidati dagli autarchi. E questo, ovviamente, lei se la ricordava questa polemica? Sì, mi ricordo, l'ho introdotta anch'io, l'ho ricordata anch'io, l'ho detto. Questo fu superato tranquillamente, questo sarebbe stato veramente un dato non accettabile. C'è il problema dell'Ungheria, certo, l'Ungheria. Che si ricordava. Senta, quando vide che la nazionale italiana aveva vinto la Coppa Davis, lei si pentì di quell'interrogazione che aveva fatto? Guarda, le dico subito, vedo anche un se lei legge, c'è anche un intervento del mio collega, cioè, Manfredi Manfredo, che era stato uno dei firmatari della vostra. Ecco, del suo intervento in aula, ecco, rivedo una sua posizione. Ma le ripeto, non c'era l'animus di bloccare comunque, c'era certamente il fatto della protesta. Può andare bene per l'Italia, almeno sul piano agonistico, certamente andò bene, ci fu una soddisfazione di carattere generale. Però ecco, possiamo dire, rimanemmo per alcuni versi anche soddisfatti. Avevamo provocato un dibattito. C'è stato qualche vivacità anche nella discussione, nel confronto parlamentare, e se faccio riferimento a quel tempo e confrontandolo all'oggi, e allora c'era un confronto politico, non c'era un parlamento esangue, ecco, si poteva essere d'accordo o meno con il governo. Il governo addusse dei motivi e dei principi, ovviamente, sui quali si poteva essere consenziente o meno, ma certamente era un ragionamento di cui noi abbiamo dovuto tenere presente. Senta, l'ultima domanda che volevo farle è questa. Quando lei oggi sente dire che gli atleti russi non devono partecipare a Wimbledon, bisogna boicottare la squadra, gli atleti russi, cosa pensa? Se nella maturità di oggi, gli dico, o lo sport è un momento che affratella tutti. Queste sono proteste che possono raggiungere l'obiettivo, qualche dubbio ce l'ho, ecco, adesso nella maturità. Quindi lei non ripresenterebbe quell'interrogazione? Forse diversamente, ma soprattutto dopo la squadra, mi pare, del ping pong che andò in Cina. Sì. Era 5 anni prima. 5 anni prima, per cui era 5 anni prima... le aprì di quel ping pong, perché poi fu recuperata quella storia. Forse non farei, perché se uno pensa, ecco, di assumersi le responsabilità, oppure di consumare delle posizioni nette attraverso questo tipo di operazione, mi pare che è un fatto minimale.
è quasi una copertura, allora che si assume posizioni molto più forti, molto più serie, perché se rimane la rappresentanza diplomatica, se abbiamo rapporti diplomatici, se ci sono i commerci, ecco, si rischia di essere ipocriti e di cadere ovviamente nell'equivoco e nella confusione. Bene, grazie a Mario Tassone per averci ricordato questa pagina di vita parlamentare che lui ha vissuto come, diciamo, partecipante a quel dibattito del 6 dicembre del 1976, di cui forse oggi non si ricorda più nessuno. No, grazie a voi per aver recuperato questa pagina, veramente è stato un atto di grande professionalità. Complimenti.